Ciao a tutti, sono Pierfrancesco Grasselli. Questo è il mio canale, sacro e profano, l'ho chiamato così, perché include contenuti molto diversi tra loro. Chi mi segue lo sa, io sono uno scrittore e scrivo non solo romanzi dei generi più disparati, tra l'altro, perché da quelli più scabrosi, come la trilogia maledetta, L'ultimo Cuba Libre, All'inferno ci vado in Porsche, Vivere da morire, eccetera, all'autobiografia erotica, Fanculo amore, Tromba d'aria, e l'ultimo, I maschilisti. Ma non solo, scrivo anche poesia, scrivo racconti, racconti divertenti, racconti iniziatici, scrivo saggi di esoterismo. Ad esempio, l'ultimo che è uscito, Le chiavi del sapere, come lo spirito plasma la materia, Leonardo Cuoco, che in realtà è un romanzo iniziatico, e come lo è anche La ricerca di se stessi, questo mio opus magnum in 5 volumi in cui descrivo quello che è stato il mio percorso esistenziale ma anche spirituale. E sacro e profano, quindi, perché in questo canale YouTube troverete contenuti sacri e contenuti profani. Le playlist, questi contenuti vengono suddivisi nelle varie playlist che trovate qui sotto. Quindi c'è la playlist Le chiavi del sapere, la ricerca di se stessi, che contiene tutti i video relativi alle mie opere, e i video e gli estratti soprattutto relativi alle mie opere iniziatiche ed esoteriche. Ora, naturalmente le opere esoteriche hanno la finalità dichiarata di veicolare la conoscenza iniziatica, la conoscenza metafisica. Questo è dovuto ai miei interessi, in realtà sin da quando ero ragazzo e diciamo nelle mie opere appunto esoteriche ho sintetizzato i risultati di più di 20 anni di studi degli insegnamenti dei maestri spirituali, delle varie dottrine mistiche e metafisiche. Dall'alba dei tempi sino a oggi, quindi una grande messe di insegnamenti, di principi che ho cercato di esprimere al meglio in modo anche talvolta divertente. Molti di questi libri esoterici sono illustrati e in modo anche molto simpatico da Riccardo Passoli, che è uno dei due illustratori con i quali lavoro. E che ha creato appunto queste illustrazioni che potremmo dire iniziatiche, perché già molte di queste illustrazioni veicolano bene i concetti che io poi esprimo in parole. Per quanto riguarda la playlist esoterica, che lo ripeto, si intitola Le chiavi del sapere, la ricerca di se stessi, perché queste sono le due opere principali, diciamo, della mia produzione mistica, e vi ho inserito capitoli letti tra l'altro o da me o da un attore che è molto più bravo di me nel leggere e interpretare questi passi. Vi ho inserito considerazioni, video in cui spiego alcuni concetti che reputo abbastanza importanti, e in particolare una delle chiavi per me fondamentali do attraverso questi video è il concetto cardine dell'esoterismo universale, che la realtà che ci circonda è una cristallizzazione dello spirito. Cioè, senza andare tanto in là, e quindi senza arrivare fino agli archetipi, del nostro mondo interiore. D'altra parte, però, anche i romanzi che potrebbero essere considerati un approccio superficiale,
meramente intrattenitivi, divertenti, scabrosi e così via, contengono un messaggio. In particolare l'ultimo, I maschilisti, con il quale vado contro il politically correct, che a mio avviso sta veramente annichilendo l'intelletto collettivo, lo spirito critico, veramente omologando gli elementi, in particolare delle giovani generazioni, perché io sono generazione X, quindi siamo cresciuti in modo diverso, mentre questa follia e ipocrisia di matrice assolutamente americana e anche anglosassone, purtroppo che si sta espandendo e sta veramente annientando la cultura, la nostra cultura, la nostra filosofia, la nostra religiosità anche, rappresenta veramente un grande pericolo. E così anche, diciamo, dal lato trasgressivo, in modo divertente, con questa mia narrativa meno impegnata, cerco comunque di scardinare pregiudizi e di evidenziare gli aspetti più grotteschi del pensare comune di oggi. Ci sono poi interi capitoli degli audiolibri dei classici moderni, e quindi le nuove avventure di Don Giovanni, il Don Giovanni all'inferno, le nuove avventure di Sinbad il marinaio. I primi due sono stati illustrati da un altro bravissimo illustratore con cui lavoro, che si chiama Silvano Scolari. Vi auguro buona visione con tutti i contenuti del canale. Ciao, a presto.